torsiti. Ok, vai. Sì, sì, faccio subito. Buongiorno a tutti ragazzi, sono spettinatissima. Vabbè, allora dopo aver visto questa colazione molto sana, oggi abbiamo cenato e quella che mi interessa di sbaglio tipo San Fermo. Sì, ok. E questo invece è l'Adige, non si vede. Comunque oggi abbiamo cenato e in teoria è una riunione più breve delle altre. Vi faccio vedere dov'è che la facciamo. E poi a mezzogiorno ho un appuntamento con uno degli funzionari per parlare di una cosa molto bella per i setti. E dopo appuntamento con Thomas perché dobbiamo discutere, che è un altro rappresentante, dobbiamo discutere di una cosa un po' importante, sempre riguardo lui. Tutto ciò, c'è la gente che mi guarda, vabbè. Quello lì dove vedete le bandiere, Palazzo Giuliani, sperando che sia aperto perché sono le 8:15 e spero che sia aperto, sì, perché sto morendo di freddo. Buongiorno! Adesso andiamo in aula dei rappresentanti. C'è un po' freddo, quindi credo che accenderò il termosifone. Tra un po' dovrebbe arrivare anche Jessica, che è un'altra collega rappresentante, e poi anche gli altri, ovviamente. Ecco, era immancabile la tavola nel cesso. In realtà, più che cesso, è. Sono due cessi. Ecco, sono le 8:20. Quindi adesso mi metto a guardare la roba che devo fare per domani. Mi metto a dare un'occhiata a quello che proviamo oggi, ma vabbè, abbiamo già provato, cioè abbiamo già discusso, quindi a me. E invece mi interessa domani, mi ho l'interrogazione Jessup. Ma veramente faccio i discorsi al cesso. Sono regalato tra l'altro, cioè sono regalato da diffondere un po'. Questi calendaretti qua. Questo di Verona. E vabbè, mi mettiamo un po' in giro. Adesso metto questo telefono in carica perché non ve siamo. Bene, ho incontrato un sacco di persone. Nostro laureato in scienze della comunicazione. Jessica? Oddio. Ma perché vi spiego ragazzi? Allora, ho sogno dei 1000 iscritti su YouTube e voglio fare un giorno come rappresentante per vedere cosa facciamo negli uffici e tutto il resto. Dormire? No, non è vero. Siamo qui dalle 9 e c'è anche Marco. Ciao Marco. Appena finito, sono le 11:30. Adesso vi presento la Jacqueline. No, non voglio farsi vedere. È una delle più belle ragazze che conosco. Mi ha chiesto, ma sono messa male? Cioè, scusate ragazzi, è messa male. Guardatela, guardatela. Sì, allora, quelli colorati con tanti colori sono i miei. Ma io ho anche i miei appunti. E tra l'altro questi sono gli schemetti. Boh, storia. E con tutto con il riassunto insomma del discorso generale dentro trovi anche dei documenti che la prof non ha spiegato, che però lei vuole, tipo la parte su
la parte sui saggi di, del, per esempio della, della giustizia, la giustizia nell'ancien regime. Ok, e... io faccio tutto. Esatto. Facciamo questo video. Ecco, Jacques, come vanno i miei appunti? Ciao! Sì, c'è il suo grande amore che la sta aspettando fuori mentre noi siamo al caldo, ma gli appunti sono più importanti. Sì. Salve a tutta la Jacqueline, adesso è ora di cercare di capire come fare un evento bellissimo che vogliamo organizzare come consiglio studenti. E perché abbiamo un consiglio studenti settimana prossima e quindi dobbiamo decidere e capire cosa fare dal punto di vista burocratico. Là dietro ci sono i miei libri di tributario e di Jessup che mi aspettano comunque. È stata una mattinata infinita. Non avete idea dei problemi che ci sono per organizzare le robe. Il settore pubblico. La mattinata lunghissima, cioè veramente lunghissima, e un sacco di cose da risolvere. Cioè, per organizzare una festa è veramente un casino. Vabbè, adesso vado a mangiare, cioè nel senso faccio un po' di chiamate, è l'una, e che buio che c'è qua dentro, e faccio un po' di chiamate, poi vado a mangiare. Fortuna stamattina mi è stato l'impegno con Thomas, non ce la facevo, adesso vado a mangiare. Sto morendo di fame. Vabbè, adesso torniamo qua dentro. In studio perché adesso devo andare in DG. E no, non in DG, devo andare a tirarmi fuori dei documenti in un ufficio. Perché di un vecchio verbale del consiglio studenti, perché ci servono delle linee guida, diciamo così, per scegliere i criteri con cui fare, con cui valutare appunto i progetti del, di questo fantomatico evento che vogliamo organizzare. E sono due. Boh, finirò, non lo so, non lo so. Fate conto che ci ho messo un'ora e mezza per recuperare prima i verbali. E vabbè. Sono ufficialmente uscita, adesso vado a casa in studio. Sono le 3:30. Vabbè.